La visita del presidente Draghi è stato un momento importantissimo e a differenza di quanto della lettura che hanno dato alcuni giornali in Italia, è stato un momento nel quale l'Italia ha avuto riconosciuto un ruolo determinante in questa crisi e nell'Europa stessa. Io credo che l'Italia insieme all'Europa debbano andare avanti con la questione delle sanzioni per premere sulla Russia verso una pace possibile, verso la possibilità di mettersi intorno a un tavolo e cominciare a negoziare. Il processo negoziale, che è quello a cui tutti noi, e per primo il nostro governo e tutta l'Europa, aspira dal primo giorno di guerra, è un processo che non è andato avanti perché da una parte c'è la Russia che continua a bombardare e ha mire espansionistiche e continua l'aggressione nei confronti dell'Ucraina. Quindi è chiaro che dobbiamo continuare nella pressione con le sanzioni nei confronti della Russia per isolare la Russia e per mettere le condizioni per costringerla al tavolo della trattativa, dove evidentemente dovrà essere trovato un punto di accordo che permetta di ristabilire la pace in quell'area importante dell'Europa.